Siamo qui in Piazza del Bastione, davanti alla Tenda della Pace, organizzata dall'Azione Cattolica in questi due giorni, ieri venerdì, oggi sabato, e fino a poco fa anche c'era l'assistente diocesano, Pietro Milazzo, Don Pietro Milazzo, così poi anche Don Marrico ieri sera. Insomma, un turnover di sacerdoti, ma soprattutto di persone che qui stanno passando, si fermano proprio a testimoniare come, così vorrei leggere con questo senso, la tenda, Gesù che viene in mezzo a noi, Gesù che viene appunto tra la gente e la gente che desidera andare a trovarli in qualche modo, a sentire cosa da dire di importante per la loro vita. E questa mattina appunto tantissime persone si sono alternate proprio in adorazione al Santissimo Sacramento, qualche canto, qualche preghiera, le lodi insieme all'inizio, insomma un turnover di persone e di adoratori che fino a questa sera alle 17 entreranno nella tenda e saranno in compagnia del Signore, faranno compagnia a Lui. Poi alle 17 il nostro Vescovo diocesano provvederà così a concludere questo momento e a darci la benedizione eucaristica. Devo dire che l'Azione Cattolica ha avuto un'ottima idea di mettere la tenda qui in piazza, una cosa un po' insolita forse, è riscaldata la tenda quindi c'è bello caldo dentro, e devo dire che il frutto ecco, di questa scelta appunto dell'Azione Cattolica è stato proprio la tanta gente che ha desiderato scoprire cosa ci fosse all'interno di questa tenda della pace. Quindi l'assistente diocesano Don Pietro, la presidente Elena Regis, così pure tutti coloro che si sono alternati hanno apprezzato e hanno voluto proprio dare questa questo senso ecco, di come anche il Papa Francesco ci chiede, scendere in mezzo alla gente, essere tra la gente e soprattutto fare in modo che possa esserci un incontro sincero, bello, un incontro che sia arricchimento e che sia donazione. Dio ci dona la sua luce, noi la riceviamo perché a nostra volta possiamo donarla agli altri.